Ciao a tutti! Oggi parleremo di uno dei più grandi serpenti europei, Scolum Branzannatore, Dolichophis caspus, e nello specifico dei risultati di uno studio che ho realizzato assieme all'amico e collega Mauro Grano. La morfologia delle ossa mascellari del Scolum Branzannatore, Dolichophis caspus, supporta il modello pistoglifo all'interno dei serpenti frustapaleartici occidentali. Innanzitutto andiamo a vedere chi è il Scolum Branzannatore. Si tratta di un serpente con un ampio areale di distribuzione che parte principalmente dalla penisola balcanica per arrivare fino alla Russia del Sud, anche se alcune piccole popolazioni isolate sono presenti in località est-europee più settentrionali. Questo serpente fa parte dei whipsnakes, i serpenti frusta, come il nostro ubriaco, al quale è imparentato e come quest'ultimo è ben famoso per la sua indole difensiva, al quale deve il suo nome comune. Nel video precedente in cui parlavo della natura opistoglifa del biacco, avevo spoilerato quella che sarebbe stata la direzione in cui si sarebbero orientati i miei studi futuri. Siamo andati quindi a verificare come i tratti presenti nel biacco e nel colubro ferro di cavallo si presentavano nelle altre specie filogeneticamente vicine, partendo dal colubro zannatore in maniera diretta e cercando in letteratura riferimenti sia sulle specie dello stesso genere che dell'intero clade dei serpenti frustapaleartici. Tramite la preparazione di alcuni esemplari roadkill originari delle sporadi che Mauro aveva precedentemente rinvenuto e conservato, abbiamo potuto confermare la presenza dei tratti che cercavamo. Come nel biacco e molti serpenti opistoglifi, le ossa mascellari del colubro zannatore presentano una separazione tra i denti anteriori e quelli posteriori. Questa separazione è dovuta da un diastema, un distanziamento tra gli alveoli ed una deviazione della mascella, che proietta i denti posteriori in posizione più ventrale rispetto a quelli anteriori. I denti posteriori presentano delle scanalature che hanno il ruolo di incanalare le secrezioni delle ghiandole di Duvernois, delle ghiandole velenifere distinte dalle ghiandole salivari, le cui secrezioni vengono inoculate nel tegumento della preda. Negli esemplari preparati abbiamo notato una caratteristica interessante. I due denti mascellari più posteriori sono accavallati tra loro. Questa caratteristica si può osservare anche in altri serpenti opistoglifi, dove alcuni autori sostengono che il contatto mesiodistale tra i due denti funga da ulteriore canale per la veicolazione delle secrezioni orali. Abbiamo anche osservato che negli archi palato-mascellari degli esemplari in vivo sono presenti e facilmente riconoscibili le guaine che ricoprono i denti posteriori, come nel caso del biacco e del colubro ferro di cavallo. A seguito di questa analisi abbiamo cercato delle conferme in letteratura e nello specifico in alcuni studi che descrivevano e illustravano le ossa craniche di altre specie del genere Dolichophis, in cui abbiamo appurato che la morfologia delle ossa mascellari del serpente frusta nero Dolichophis jugularis e del serpente frusta dal ventre rosso Dolichophis schmitti rispecchiavano quelle del colubro zannatore. Unitamente a questa ricerca abbiamo elencato la casistica presente in letteratura in cui sono riportati casi di conseguenze cliniche a seguito del morso dei serpenti frusta della regione paleartica occidentale, dimostrando che questi report sono presenti per ogni genere. Preciso subito che non si parla di conseguenze importantissime da un punto di vista medico, dal momento che le strutture di cui questi serpenti dispongono hanno lo scopo di aiutare a soggiogare le piccole prede di cui si nutrono e non rappresentano un pericolo per l'uomo. A supporto di queste evidenze ci sono le analisi filogenetiche svolte da altri autori. Vediamo come nel gruppo dei serpenti frusta paleartici occidentali, di cui stiamo descrivendo la natura opistoglifa, c'è il serpente diadema, Spalerosophis diadema, che è sempre stato ritenuto opistoglifo. Quindi in questo gruppo dei nuovi serpenti opistoglifi ce n'era già uno considerato opistoglifo da tutti. E oltre a questo, le reazioni a seguito del morso di serpenti del genere Hemorrhoys sono ben note tra gli addetti ai lavori. Un'ulteriore conferma della condivisione del modello opistoglifo nei serpenti frusta ci viene data da dei loro parenti vicini, i serpenti del genere Macroprotodon, come il colubro dal cappuccio e il falso colubro liscio, che sono più basali dei serpenti frusta e che sono anch'essi opistoglifi. C'è però un'eccezione all'interno del gruppo dei serpenti frusta, i serpenti nani del genere Irenis. Questo è il genere più moderno derivato dal ramo che comprende Hierophis e Dorichophis, rispettivamente i generi del biacco e del colubro zannatore per intenderci. La miniaturizzazione di questi serpenti e la dieta specializzata in artropodi hanno portato alla repressione del modello opistoglifo, che è per questi inadeguato. I denti di questi serpenti sono diventati più robusti e presentano un apice stondato, risultato dell'adattamento nel predare prede che presentano un esoscheletro duro. Quello dell'allontanamento di Irenis dal modello opistoglifo non rappresenta un caso isolato, ma un adattamento che si ritrova più volte nel mondo dei colubridi. Basta pensare al genere Dasypeltis, che è caratterizzato da una dieta specializzata in uova di uccelli e presenta dei denti di dimensioni ridottissime, ma che deriva filogeneticamente dai serpenti del genere Boiga e Toxicodrias.
che comprendono alcune delle specie opistoglife più velenose e più conosciute. Abbiamo quindi visto come la dentatura opistoglifa nel biacco non sia un caso isolato, ma la punta di un iceberg che include un intero gruppo di serpenti, e quanto sia importante continuare a studiare questi animali che ci sembrano così familiari, ma di cui in realtà sappiamo ancora poco. Per maggiori approfondimenti vi lascio il link in descrizione per il download del paper dedicato a questo studio. E se non l'avete fatto, vi consiglio di recuperare l'episodio dedicato al biacco che trovate nel canale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. E mi raccomando, enjoy snakes!